Sa, prova, ci siamo? Eccoci qua! Ciao raga, benvenuti a tutti, finalmente live sul canale dei Radiocomandati. Incredibile, Mirchino, ce l'abbiamo fatta! Incredibile, la prima live su YouTube, cioè mi sembra di essere tornato nel 2014. Addirittura, lol! Diteci un po', raga, ciao Menes! Bella raga, bella a tutti, abbassiamo un pochino la musichina. Ci vedete bene? Ci sentite bene? Diteci un po' se è tutto a posto. È la prima volta che facciamo live sul canale dei Radiocomandati. È un po' un evento, questo qui è il primo, speriamo, di una lunga serie di eventi che faremo, dedicati come sempre al mondo del modellismo dinamico, che è un po' il fulcro di questo progetto dei Radiocomandati che stiamo portando avanti. Così, giusto per rompere il ghiaccio, volevo farvi vedere quello che sarà l'argomento del prossimo video, ovvero stampare pezzi in 3D. No, fai lo spoiler veramente così? Sì, ve lo faccio solo per chi è live, raga, giuro che dal video editato lo togliamo, così lo saprete solo voi, giuro. Ma tu vuoi togliere la live per editarla in un video? No, l'ho detta così. Ah, ok, meno male, dopo mi passavo per... ok, va bene. Intanto volevo salutare i nostri cari amici, vedo che c'è il caro Puggio, c'è Axel di 98 megapixel, bella raga, benvenuti tutti, c'è Matte, c'è Menes, bella a tutti. Secondo me c'è da capire la qualità, perché sembri da una webcam, zio cane. Allora, te lo spiego, Menes, questa qui è la facecam, ok? Perché la mirrorless la sto usando per il piano di lavoro, che adesso vedrete un po', quindi qui... Finché mi vedete qui in grande schermo mi vedete un po' peggio del solito, quindi ci può stare. So che a livello di bitrate si può migliorare con YouTube perché accetta dei valori molto più alti rispetto al canale Viola. Ci piace perché vuol dire che le nostre live saranno di una qualità superiore rispetto al solito. Tiriamoci così, guarda. Quindi posso dire, io c'ero fin dalla prima volta, assolutamente sì, raga. Allora sei davvero da una webcam? Sì, sono davvero da una webcam. Allora, giusto piccolo spoiler, raga, il prossimo argomento sul canale dei Radiocomandati sarà queste cosine qua, le vedete? Quindi stampare pezzi in 3D per le auto radiocomandate e dove trovare gli schemi, ok? Faremo una prova, questo è un fantomatico attacco per GoPro per un Traxxas Max, ok? Il super mega monster truck che avete visto come primo video del canale, faremo finalmente delle riprese fatte bene
in prima persona con la GoPro? Proveremo, chi lo sa. Salutiamo anche Vivo la Roma. Dai con sti like, dai cazzo, assolutamente sì. Dai. E ciancio le bande, raga, volete vedere cosa facciamo oggi? Tanto lo sapete perché è il titolo della live, quindi non è che... cioè, è il segreto un po' di Pulcinella. Oggi... lo stai spammando da giorni. Lo sto spammando veramente come se non ci fosse un domani. Ve lo faccio vedere. Intanto vi faccio vedere l'altra inquadratura. Qui abbiamo la camera fatta per bene, dove si vede. Ci siete anche voi con la chat, quindi mi raccomando, state attenti a quello che scrivete. Oh, vi banno tutti, oh. Sì. Guardate, raga. Guardate qui, raga. Oggi assembliamo questa. Modello Tamiya Super Avant. Fantastica, scala 1 a 10. C'è già tutto a parte la ricevente, ma tanto come trasmettitore useremo il solito FlySky SRC, che è quello che usiamo anche per la TLR. E buona lì. Oggi si assembla. Vi faccio vedere come si compone un kit Tamiya, che per quanto mi riguarda sono i più fighi in assoluto di assemblare. E precisione, qualità, materiale fantastico. Soprattutto una cosa fondamentale quando approcciate un kit di questo tipo, ovviamente, è il manuale di istruzioni, no? Deve essere veramente super fatto bene. Chi, se non la Tamiya, puoi fare un manuale fatto da Dio? Ciao Gia90, benvenuto! È coattissima questa, raga, è coattissima. Tra l'altro, piccolo dettaglio, questa qui non è la Avant classica, è la Super Avant, che è un modello del 95, è stata disegnata nel 95 da un designer giapponese, quindi non come, per gli appassionati del mondo Tamiya, non come la Tamiya originale, che è stata disegnata dal Dr. Kato, famosissimo designer che ha disegnato tantissimi modelli nell'89 per Tamiya, e niente, la apriamo, dai, la vediamo? Ti scriverò su WhatsApp, non cagare i Max, poi ti spiego. Ok, bro, assolutamente sì. Eccola qui, raga, vacca boia. Prossima volta... voglio vederti a mettere gli sticker, sai. Allora, allora, cosa buona, innanzitutto, di questo kit, bro. Tu sai che io ci divento matto su quelle cose lì. È che lo chassis non è da colorare. Ci sono solo gli adesivi da mettere, ok? Questo è lo chassis... con i passaruota, guardate che belli, che si monteranno sui sugli ammortizzatori, tra l'altro, in un punto fantasmagorico. E cos'altro vediamo? Allora, dobbiamo trovare le istruzioni per prima cosa, perché qua è un casino, qua è un casino. Allora, raga, io vi dico che c'è gente che, siccome sta roba è così bella, neanche l'assembla, la tiene così, ok? C'è gente che le ha comprate, sì, certo, storiche. Collezionismo proprio da tenerla in scatolata per sempre. Sì, cioè, se tipo avete i soldi che vi escono dalle orecchie o siete dei matti pazzi furiosi, ne prendete due, una si assembla e una si tiene chiusa così, perché comunque, cioè, è un bello oggettino da collezione di un brand che comunque ormai è non storico di più, soprattutto nel mondo del collezionismo. E che altro dire? Vi stavo facendo vedere lo chassis, che non è in Lexan, o forse sì, è in Lexan, però è già assolutamente colorato, cosa che ci fa molto piacere, perché è una cosa che io odio sbavare, ok? Non siamo BT Design, che fa dei lavori fotonici. Un giorno speriamo di collaborare anche con loro. Qui abbiamo l'ESC, che ve lo faccio vedere, è quello che controllerà poi il tutto, che darà corrente a batteria, motore e servo. Teniamo un attimo da parte. Questo è lo chassis giallo, molto solido, ok? Quindi direi che lo chassis lo teniamo fuori, perché sicuramente potremmo partire da lì. Se non ricordo male... ah, eccole qui. Perché ci ho guardato prima, raga, se no la scocca, assolutamente. Ciao Raffaele, benvenuto. Benvenuti a tutti, raga. Tanto, raga, se posso chiedervi un aiuto, spammate la live. Se avete amici appassionati di modellismo, fatelo. Che la nostra community deve crescere. Allora, bro. Tante istruzioncine. Come quelle delle mini che sei impazzito l'altro giorno sul tuo canale Twitch, Official Mirken. Facciamo vedere un po'. Official Mirken è su Instagram. Su Twitch, ah, è vero. Mirken e basta. Mirken e basta. Cioè, non Mirken e basta. Mirken. No, Mirken fine. Trattino basso. Se proprio dobbiamo essere... Mirken trattino basso, esatto. Perché sennò poi non ti si trova. Come, allora... su YouTube, in realtà. Cioè, penso.
Come sì, su YouTube? No, su YouTube Mirko ne ba- cioè senza ne... Vabbè, lascia stare. Bisogna fare un po' di pulizia lì, mi sa, un pochino, Ti diamo una sistematina. Allora, vediamo un po'. Da cosa dobbiamo partire? Supporto del motore. Vediamo un po'. Allora. Io direi che tra le prime parti che ci interessano c'è sicuramente lo chassis. Quindi sposterò la scatola, raga. La terrò qui di fianco a me. Se riusciamo. Qui abbiamo gli attrezzi. Potreste sentire in sottofondo mio figlio che ogni tanto piangiucchia. Sì, c'è il pargolo che si lamenta. Si sente? Sì, ah, si porca sente. Miseria. Vabbè, ci fa compagnia anche lui, eh. E oggi proprio fa fatica a dormire, poverino. Allora, tiriamo fuori questo super chassis, raga. Allora, direi che questo è il verso giusto. Questo è l'alloggiamento del differenziale, palesemente, cioè, nel senso, giusto così. E probabilmente, guardando le nostre istruzioni, si parte da lì. Esatto. Quindi, con lo chassis messo così, vediamo perfettamente. Allora, adesso vi farò vedere anche la bellezza di quello che è l'organizzazione delle istruzioni Tamiya. Perché è tutto super, veramente organizzato. Quindi abbiamo dei numeretti, che sono qua, con le dimensioni 1 a 1 delle viti anche, ok? Quindi basta andarci preciso, appoggiarcele sopra e si è discretamente sicuri. Quindi dentro qui, scusate ma oggi ho ancora un po' di tosse. Ah, siamo tutti e due messi bene. Sì, siamo messi un po' così. Ok, così ci facciamo anche un po' di posto per tirar fuori altre cose. Allora, vedete che ci sono sopra le lettere? Questi qui sono i riferimenti... No, vabbè, c'è l'omino, raga. La cappoccia dell'omino. Sarà la guida, bellissimo. Vediamo un po'. Sai cosa devi fare? Devi farti stampare la capoccia dell'omino con il gancio sopra per la GoPro e metti proprio la GoPro sulla testa dell'omino. Io invece pensavo di farmi stampare la mia testa in 3D. Bello! La tua testa eh? Con l'attacco della GoPro. Che bello! Tipo il metto, no? Cioè con l'attacco vero della GoPro. Raga, cosa ho visto? Incredibile! Allora, di solito questi kit, la stragrande maggioranza dei materiali è la plastica, ok? Però sto vedendo qui che c'è l'albero, ovvero quello che trasmetterà poi la trazione del motore ai due blocchi delle ruote, invece è in metallo. Tanta roba! Ci fa molto piacere. Quindi non è un kit comunque così tanto basilare. Ma cavolo è la busta? Ovviamente era tipo l'ultima, raga. Eccola qui, e poi abbiamo la B. Cos'altro c'è qui dentro? Un pezzo sfuso? Pezzo sfuso, signorita mia, senza busta? Cosa succede qua? Incredibile. Allora, io direi che facciamo un po' di ordine. Teniamo fuori solo quello che ci serve. Se no ci diventiamo matti. Atto! Vediamo un po'. Allora... La borsa numero A. Allora, che cosa abbiamo? Abbiamo il grasso per ingrassare gli ingranaggi. Vediamo se si vede. Ehi, ehi, occhio ecco con qui. Le parole, eh. Occhio, occhio, occhio. Dell'altro grasso, ok, di altra tipologia, poi capiremo la differenza. Tutta una serie di ingranaggi. Eccoli qui. E, beh, vabbè, ma in alluminio... Ma no, è un kit... di alto livello, non è basilare, perché un po' di mesi fa avevo montato una Neo Scorcher, che è un kit che ha un costo diverso, quindi molto inferiore rispetto a questo, e tutti i pezzi erano completamente in plastica, compreso anche l'attacco per il motore, l'albero motore, quindi vedo una notevole qualità in questo. Sicuramente. Sposta un pochino la webcam, perché se ti metti in giù sei decentrato. Questa? Sì, esatto. Ecco così, bella. Vai. Perfetto. Decisamente meglio. Grazie, bro. Allora, io direi che questo dobbiamo farlo andare tipo in un qualche modo che sia una cosa di questo tipo. Vediamo un po', eh. Allora. Sì.
Ok. Perfetto. Poggiato, si allinea anche la vite. Sta qui, si vede. Cacchio, si vede discretamente bene, dai, mi fa piacere. Almeno riesco a far vedere i vari passaggi senza diventare troppo matti. Adesso capiamo quali sono le viti che ci servono, perché ce ne sono ovviamente parecchie. MA6, non sono queste, ma probabilmente stanno in un'altra busta. Non sono neanche queste. Proviamo a riguardare. Ecco, diciamo che le fasi iniziali in cui bisogna un attimino organizzarsi sono sempre quelle un po' più rogna. Sono queste? No, assolutamente no. No, controlliamo dentro la scatola, ma non credo che siano fuori da queste buste. Spero. Vabbè, ma anche tutti i tiranti sono in metallo, quindi tanta roba. Direi che questa la potremmo fare correre anche senza troppi problemi, raga. Fatemi vedere se dentro la scatola abbiamo altre... Fatemi vedere un attimino qua se abbiamo qualcos'altro che ci può servire. Però le viti mi sembra che fossero tutte là. Direi assolutamente di sì. Quindi le viti saranno assolutamente là. Ok, buono sapersi. Devono stare dentro una di queste buste allora. Questa no. Allora, intanto visto che... Eccole, le ho trovate. Perfetto, le ho trovate, raga. Le ho trovate. Effettivamente aveva anche un senso, perché come vedete sono tutte insieme, quindi con il pignone del motore e tutto quello che concerne il blocco motore. Quindi le sbustiamo. C'è anche il fermo per il pignone. Questo sarà il sacchetto dei sacchetti. Che è come dire il signore degli anelli. Esatto, cioè è la cosa migliore quando okay. Spacchetti è allora, un sacchetto che diventa... Cosa buona e giusta quando si fa queste cose è fare questa robina qua. Controllare, esatto, infatti questa vite qua non va bene. Perché probabilmente... Non stiamo guardando il sacchetto giusto. Molto male. Questo qui. Ah no, sono tutti insieme. Ce la faremo, eh? Chi di voi, raga, assembla... Vabbè, so che molte persone in chat assemblano mini. Ci siamo conosciuti ai campionati Edo Model a Casalecchio, di Reno, Bologna. Tra l'altro settimana prossima saremo lì, raga. C'è la... Cos'è, la terza di campionato? Vite sì, trovata, perfetto. Ok, abbiamo trovato la vite, adesso dobbiamo trovare il cacciavite, giusto? Vediamo un po'. Scusi, quello sbroccato della Xiaomi? Questo no. Così quasi metto un po' di musica, cosa dici? Sì, metti il reseller. Vediamo un po'. Ah, eccolo qui. Eccolo qui. Abbiamo trovato la punta giusta. Vai, mettiamo anche un po' di sottofondo, ragazzi. Ah, ma io tipo parlavo, bro, e non ti sentivo. Ah, ok, mi sembrava, infatti io stavo parlando. Non me ne sono accorto, ho staccato le cuffie per sbaglio. Vedi perché ho bisogno di cuffie fatte bene? Ho tirato il filo e mi si sono staccate, scusami.
Ah, hai detto qualcosa di importante? No, di importante no. Cioè, quando mi hai chiesto di mettere il sottofondo, io ti ho detto sì, metti il reseller. Poi però ho smutato la live e effettivamente la musica c'è. Eh sì. Eri tu che non... Cioè, io ti avevo chiesto, usi il cacciavite della Xiaomi, e tu non mi stavi rispondendo. Infatti mi è venuto il dubbio. Sì, no, sì, poi sì. Ho detto, boh, aspetto ancora un attimo, magari sono io stupido, non lo so. No, sono io. Allora, dobbiamo capire... Stiamo usando le viti giuste, più che altro, perché... Allora, direi assolutamente di sì, è quella giusta, è quella più adatta. Però ovviamente forse sarebbe bene fare così. Ok. Comunque sei la terza di campionato, perché anche a quello ti avevo risposto e ti hanno risposto anche in chat. La terza, scusate raga, sono un po' stordito oggi, L'anno scorso ho montato la Yaris VRC della Tamiya su TT02. Ah, buono, buono. La Neo Scorcher è una variante del TT02. È il TT02B, ovvero la versione buggy dello stesso telaio. Carina, ma con tutti i pezzi in plastica. Esatto. Stessa cosa che, diciamo, non mi piace particolarmente della mia Neo Scorcher, è proprio quella. Tant'è che ho anche pensato di provare a cercare qualche pezzo. Perché... Non so se lo sai, ma soprattutto su Amazon trovi un sacco di produttori, di terze parti, che producono in pratica le stesse tipologie di pezzi, ma in alluminio, in carbonio anche, soprattutto per quanto riguarda i ponti degli ammortizzatori. Quindi, diciamo, diventerebbero assolutamente molto stabili, soprattutto se vuoi farla saltare, sarebbe qualcosa di buono. Però la TT02, telaio TT02 dovrebbe essere Touring, se non ricordo male, come tipologia. Intanto sto cercando l'altra vite, eccola che l'ho trovata. La cosa da capire, soprattutto facendo live qui, è il tempo di attesa della chat, cioè quanto rispetto a quando parlo, quanto tempo impiega ad arrivare agli altri, no? Però credo si possa regolare sulla latenza anche, quindi... Aspetta, faccio un refreshino. C'è tanta roba, sì, sì. Ma tra l'altro tu Axel, mi sa che hai anche la Traxxas Summit, giusto? Che è quella ibrida Monster Truck Crawler di casa Traxxas, che non è male, se non ricordo male. Come telaio è stradale rally. Ok, sì, esatto. Diciamo che non è una buggy, ecco. Chiamiamola così. Ok. O è il mio computer che probabilmente ha dei problemi a caricarmi la live ed è molto plausibile, però sì, ce n'è un po' di delay, saranno una... Allora, io ho impostato latenza stream a normale, però in realtà si poteva fare anche bassa e molto bassa. Bisognava fare molto bassa. Allora, considera che mettendola normale dai sottotitoli simultanei in tutte le lingue. Il motivo per cui l'ho lasciato è proprio quello che... Ah, allora potrebbe avere un senso. Secondo me sì, è perché carino, perché... Sono una ventina, trentina di secondi di lei. Capito. Cioè, è molto bello per chi ci segue magari. So che ci sono persone che ci seguono anche dall'altra parte del mondo. Dal Giappone, dalle Filippine, appassionati Tamiya, ciao a tutti. Per cui è bello anche che possano capire cosa diciamo semplicemente con dei sottotitoli anche in diretta, no? È una cosa abbastanza carina, secondo me. Guarda, provo a mettermi sottotitoli. Prova. A me dice che non sono disponibili. Ah, bene. Quindi non li useremo mai più, bro. Molto bene. Allora, blocco motore montato, raga, ve lo faccio rivedere. Erano esattamente due viti di numero. Una qui e un'altra qua, quindi abbastanza semplice. Adesso dobbiamo capire dust cover. Dove andarli a recuperare? Ah, guarda.
Ci sono anche un sacco di attrezzini qua dentro. Vediamo se c'è qualcosa di utile per noi. Allora, chiave esagonale non ci serve. No, direi di no. Siamo già dotati di tutto, tranne questo, che è fantastica, la chiavettata mia per regolare i tiranti. Questa è una cosa da tenersi da parte, molto molto comoda. Regolare i tiranti vuol dire fare praticamente l'equilibratura e la convergenza delle gomme. Ok? Allora, vediamo un po'. Dobbiamo trovare quei pezzi lì. Che potrebbero essere banalmente qua. No, qua abbiamo tutti i tiranti. Vediamo un po'. Qui abbiamo altre cose che in questo momento non penso ci servano. Peccato perché non vedo le lettere. MA12. Stavano là. Assieme a quelli. Va bene. Ok. Quindi, allora, dobbiamo mettere su queste viti, non queste, ma quelle con il pallocco, che stavano qua. No. Questo è il momento, raga, in cui non capisco più niente. Eccole, trovate. Stranamente. Esatto, la Summit versione 1.16 WLX, quindi brushless. Ah, come il nostro Erevo. Qui abbiamo il corrispettivo brushless 1.16, ma dell'Erevo. L'ho poi modificata per il crawling, per far arrampicare in giro per vari sentieri con la GoPro sopra mentre faccio bellissimo. Questa è una figata. Questa è veramente una figata. Allora, dovremmo avere due fori, quindi questi, 1 e 2, in cui dovremmo andare ad inserire questo. Ok, perfetto. Però ci vuole una rondellina che sta qua dentro. Perché non si è aperto questo? Questo lo appoggiamo qua. Tutti li mettiamo tutti insieme, tanto usiamo sempre le istruzioni, per essere precisi. Tant'è che questo è proprio il suo. Ok, ottimo. E poi abbiamo questo bellissime rondelle 1 e 2 che devono andare sotto. Quindi per avvitare queste sarà un bel casino. Allora io provo a fissarle un attimo a mano e poi proviamo con... Manco per niente, raga. Ma proprio manco per niente. Direi che usiamo subito il chiavettino, ovvero questo. Questo praticamente è lo strumento più utilizzato da qualsiasi persona che si avvicina al mondo delle auto radiocomandate, ragazzi. Ovvero una chiave, non so come chiamarla, per i bulloni sono tutti esagonali, no? Di varie misure. In linea generale, quasi tutti, al 99%, possono avere una di queste quattro misure. Quindi se avete questa e ne trovate una ogni volta che acquistate un RC, dovreste essere a posto. È una chiave esagonale a croce, serve. Chiave esagonale... Mamma mia, ragazzi. Ma, cioè... vi rendete conto, raga, quanto è preciso quest'uomo? No, ho un padre meccanico. io stavo per dire, è andato a cercarlo, lo sapevo. Padre meccanico. No, un padre meccanico. Allora, vi faccio vedere, raga. Io praticamente l'ho presa dritto per dritto da sopra, così. E via. Si avvita. Come se fosse... un cacciavite normalissimo. Ovviamente nella parte sottostante, come indicato nella figura, ho inserito il dischetto. Stavo controllando di aver fatto ovviamente giusto, perché non si sa mai che cosa può combinare. Cosa posso combinare io? Direi proprio di sì. Sì. Giusto. Ok, senza forzarlo troppo direi che ci siamo. Ne prendiamo subito un'altra. Adesso acceleriamo anche un pochino, perché qua bisogna mica far ballare la scimmia. Qualcun altro, ragazzi, di voi è appassionato di RC?
Preferite le mini? Diteci un po', eh. Tra l'altro, raga, io ve lo volevo dire, eh. Io leggo tutti i vostri messaggi, le vostre richieste. Stiamo preparando una serie di video su quelli che sono i gadget fondamentali per poter partecipare a un campionato di Mini 4WD. Che siano essi gadget, e sarà il primo video che uscirà, che pezzi di ricambio, ok? Ci sta aiutando ovviamente la nostra community che è su Telegram, e se vi interessa fate punto esclamativo Telegram in chat per avere il link per poter entrare e così chiacchierare assieme a noi. Vediamo un po'. Allora, io direi la primo quadrante ci siamo, belle che a posto, molto bene. Adesso dobbiamo iniziare a fare gli alberini con... eccoli qua, fammi vedere. Beh, è periodo natalizio, gli alberini si fanno sempre. Ciao man, ciao Zeppo, ciao man, come stai? Ti sei ripreso un po'? Se vuoi, noi siamo in stanza live, man. Se vuoi entrare a chiacchierare con noi, ci trovi assolutamente lì. Se stai bene, più che altro. Oh no, c'è Zeppo. È entrato? No. No, no. Io ho un po' smesso con l'RC, ma per lo più Kyosho, Mini Z e Mini Inferno. Beh, tanta roba. Mini Z mi interessano parecchio, sai, le Mini Z, Raffaele? Tra l'altro, non so se l'avete visto sul canale, ma abbiamo da pochissimo rilasciato un video dedicato alla carisma, che fa sempre una scala 1 a 24, quindi se non ricordo male dovrebbe essere la stessa delle Mini Z. No, forse sono più piccole. Le Mini Z sono più piccole, sì, assolutamente sì. La B, sempre la GTB, ovviamente, che sarebbe la Buggy. Molto 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 carina. Io sto cercando questi maledetti coni. Che cavolo sono? Allora, gli ingranaggi ce li abbiamo qua. Li ho trovati. Eccoli qui. Dobbiamo trovare le coppette posteriori. Assolutamente, assolutamente. Tanta roba, tanta roba. Molto volentieri, raga. Poi c'ho un'idea un po' così delle mie per fare delle live a tema mini. Vedrete, 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 vedrete che caspita tireremo fuori. Allora, devo trovare sti bicchierini, ma dove cavolo sono, bro? Si sono scordati di metterli? Io li trovo nel pacchetto E. Non possono essere quelli. No, infatti non sono quelli. Via. Non ci confondiamo. Questi manco. Questi manco. Vediamo un po'. Stanno tipo qua. Questi sono gli appoggi. Ok. Vediamo un po'. No. Questi? Qui ci sono i tiranti, vedo. Ci sono però anche degli ingranaggi. Sempre nella A27, quindi dovremmo averlo a portata di mano, in teoria. Anche se là l'abbiamo svuotato, non c'era più niente. Quindi probabilmente sarà uno di questi. Dove cavolo stanno? Arrivo. La pupazza. Sono mal ridotto. Ma va là, ma figurati, man. Figurati. Ripigliati, però, mi raccomando. Assolutamente. Allora, io questo lo apro perché c'ho il dubbio che sia qui dentro. Allora, questi blocchi che chiamano MA in montaggio sono un po' una rottura di coglioni. Ve lo dico sinceramente. Perché non sono mappati come il resto. E la cosa mi infastidisce. No, vabbè. Ce li avevo davanti al naso, raga. Ce li avevo davanti al naso. Erano tutti belli organizzati insieme. Non dico più niente. Non dico assolutamente più niente. Vediamo un po'.
Ma io potrei fare anche con la pinza che faccio prima? Tipo? Sì. Tra l'altro, raga, ho quasi terminato di dipingere il body della versione track della mia Mini, che debutterà domenica. Quindi domenica la IRC1, in teoria, gareggerà all'interno della GT assieme alla IRC2 e probabilmente proveremo anche la track. Vediamo. Allora, abbiamo il nostro pirulino qua, non so come chiamarlo. Poi il gommino sta qui dentro, assieme ai cuscinetti. La delicatezza con cui apro queste cose è disarmante, vero? Ok, mettiamo qui tutto vicino così non ce li andiamo a perdere. Eccolo qui. Sempre così, quando hai le cose davanti al naso non si trova. Ma mai, sai, cioè proprio. Poi, tipo, delle volte, quando facciamo le gare di Mini 4D, io mi rimbambisco e non mi rendo neanche conto di cosa sto facendo, giusto per dirvene una. Ok, questo. Eccolo qui. Ci vuole questo gommino dentro. Ok. Gommino è un casino da mettere, però, eh. Ok, per ora l'abbiamo appoggiato così. Poi ci vogliono MA13, che sono esattamente questi. Ok, ce ne vogliono due. Fanno a volercene due. Non ci passa. Invece ci passa, quindi uno. No, questi sono piccoli. Ok, allora, prima di far cazzate, vedo che c'è una misura molto simile una all'altra. Controlliamole per bene. Questa è la 14. Queste qua invece sono le 13. Sono un po' più grandi. Ma diciamo che rispetto a montare una Mini c'è qualche pezzo in più, eh? Però giusto qualche. Quindi io direi uno e due. Ok. Poi abbiamo i tre dischetti, che dovrebbero essere questi. Perfetto. È un casino, eh? Uno. Due. E tre. Sono tornato. Eccolo. Ok. Poi su questo dovremmo avere il pippolino, che io chiamerei pippolino. Ok. In cui dobbiamo andare a inserire però. Cavolo sta. Ovviamente, raga, non trovo un pezzo. Vediamo un po'. Allora, dovremmo montare il primo blocco del differenziale. Quindi allora, aspetta. Perché secondo me era questo.
Ne ha 11, no. Doveva stare in una delle bustine senza nome. Necessariamente. Questa è sempre la capoccia che stamperemo con la GoPro. Questo è il B. Questo è il C. Questo è l'E. Questi sono gli ammortizzatori in plastica che probabilmente sostituiremo tipo la velocità della luce. Altri pezzi degli ammortizzatori e buona, non c'è nient'altro qui. Sto a vedere che mi salterà fuori davanti al naso come prima. Vediamo un po', eh. Allora. Però i disegni sembrano molto... Sì, no, ma non è quello il problema. Allora, il problema è che, vedi, sono tutti numerati. In realtà, no? Sono tutti numerati, però ci sono praticamente alcuni sacchetti che vengono chiamati MA a livello di istruzioni, che non hanno una lettera. Sono tutti così. E quindi... quando lui ti dice così, dovrebbero stare essere quelli senza lettere. Io però non lo trovo e quindi ciccia bariccia. Tanto il buon Mirken. Cosa, scusa? Sì, mi è uscita così, ciccia bariccia, me lo sono inventato oggi. A posto. Volevo soltanto ricordarvi che il buon Mirken è anche un ottimo editor, ok? Non solo dei radiocomandati, perché sta lavorando a un fantastico video in cui ci sono anche io. Sì. Del caro Zeppo Redbird che vedete qui in chat. Sarà un video, raga, non sto scherzando, non lo dico perché ci sono io nel video, ma è a dir poco esilarante, ok? Sarà un video di assaggi, ok? Gusti di patatine particolarissimi. È un video che uscirà non si sa quando, non lo so. Non è il mio canale, non decido io, non lo so. In realtà potenzialmente nei prossimi giorni. Sì? Sono a buon punto. Già oggi potrei quasi azzardare a finirlo in giornata, a tirarlo tutto. Oppale, oppale. In una sola filata, perché sono messo bene. Capito, signor Zeppo Redbird? Sono messo bene col video delle patatine. Ed capì? Io non l'avevo detto che erano patatine, però... Domani esce la prima parte del video. Ah, perché in più parti anche? Sì, sono... è diviso in due. Quello che sto editando io in questo momento è il secondo. Il primo l'ho già finito. Mizzega. Ah. Quindi è tutto nelle mani della schedula, insomma. Sì, è tutto... Vabbè, il primo in realtà è veramente near, perché dice domani mattina alle 8, Zeppo. Ah, il molto bene. Domani, a quanto pare. Vabbè, raga, domattina alle 8, andatevelo a vedere. Cioè... in via di... andatevelo assolutamente a vedere e soprattutto andate a seguire anche il caro Zeppo Redbird, che anche qui, lui, sul canale rosso, sta mettendo degli ottimi video delle sue live... che fa ancora sul canale viola. Puoi dire YouTube su YouTube. Ah, è vero, si può dire YouTube su YouTube, è vero. Che cazzo ne so io? La vita, ma scusa, ma... che cacchio ne so io? Puoi dire YouTube su Sono YouTube. Stato abituato male io. Allora, io spero che sia questo che sto sganciando, perché sennò... Forbici dalla punta arrotondata, mi raccomando. No, pinze proprio... pinze dalla punta arrotondata. Ve le faccio vedere, sono pinze, non sono quell'età mia, perché... speriamo di averle un giorno, quell'età mia. Che... signorita mia, signorita quando è che mia! Ci ho dato un paio di pinze? Salutiamo gli amici di Fantasyland, tra l'altro. Grandissimi. E lui? Sembra lui. È lui o non è lui? Certo che è lui. Dovrebbe essere lui il pezzo. Vediamo un po' se riusciamo a... momento complicato, raga. Momento complication. Ok. Ce l'abbiamo. Abbiamo fermato così. Adesso bisogna metterci... una roba che io ho sempre molto paura a fare perché devo usare la pinza.
rischio di piegarlo, ma va fatto perché altrimenti il differenziale gira per i cavoli suoi. Ok, vediamo se riesco a farvelo vedere. Eccolo lì, un blocchettino esattamente lì sopra. Ce l'ho fatta e non ho fatto danni. Track. Perfetto, boh, perfetto, perfetto, perfettissimo. Ok. Ok. Direi che ci siamo, bro. Ci siamissimo. Quindi si può procedere. L'altro pezzetto, quindi l'altro pezzo del differenziale. Primo lo abbiamo fatto ed è qui. Andiamo col secondo, ragazzi. Allora, vediamo un po'. Allora, intanto magari lo mettiamo dal lato giusto. Poi ci vuole A8, che non so che cavolo sia. Questo A8 non lo vedo io. Vediamo se lo troviamo. Qui c'è un bullone, quindi direi che non è lui. Andiamo a vedere qua da dove abbiamo preso il differenziale. Potrebbe essere... no. Ah, c'è la lettera! Porca boia. Dimmi che era giusta. Sì, era giusta, perfetto. 7 6, eccolo, l'ho trovato, perfetto. Mi ero dimenticato che anche sui fogli di plastica ci sono le lettere, raga. Quanto tempo è che non assemblo una cifra, veramente una cifrissima. Allora, siamo a questo punto qui. Direi che questo va prima, se tanto mi dà tanto. Ma no, non può essere questo. Vabbè, ma stiamo rimbambiti proprio, eh. Ok, qua, che fa da fermo. Poi dovremmo avere il nostro bel piolino in fluorina, se non ricordo male. Dovrebbe essere il materiale che si usa per questo tipo qui, fluorite, fluorina, fluoriana. MA28. E decidi di assisterci, caro amico. Non può essere questo. Non può essere manco questo. Qual stracavolo è? Pignoncino più corto, più piccolo, questo qui. Sono esattamente identici. Eccolo, ce l'abbiamo. Perfetto. Adesso ci serve A7. Quindi, poggiamolo qua in verticale così. Anche rifinito un attimo perché l'ho proprio tagliato qua. Ci mettiamo A7 e poi ci vuole MA15, che se non erro è esattamente questa. Ok, perfetto. Ok, dall'altro lato poi ci abbiamo quelle leggermente più piccole, no, più grandi, che non è questa, ma è questa, quella qui. Ok, ci mettiamo un altro bel piolino.
Mettiamolo qui. E dovremmo metterci l'altra rondella. Adesso io come minimo appoggio tutto e mi vola per terra, guarda. No, ok. Domani l'unboxing generale. Tanta roba. Tanta roba, sì. Ci siamo divertiti parecchio a fare quel video lì, glielo zeppo. E abbiamo riso veramente come due matti. Io vi ricordo comunque che domenica prossima c'è la gara di campionato delle mini a Casalecchio. Lo ridico ancora perché vi vorrei vedere lì, raga. Noi ci divertiamo un botto e ci sta. Mi sa che quell'altro ha sbagliato morsa. Comunque, vabbè. Ci diverte, eh? Ok, ce l'abbiamo fatta, però da quest'altro lato qui ok ce l'abbiamo. Allora adesso ci manca l'ultimo pezzetto da assemblare, quindi 1 e 2 ce li abbiamo, eccoli qui. Facciamo questo così, quindi MA30 che dovrebbe essere sempre questo qui, sì, perfetto. K15. Questo è sempre foglio A. Questo no sicuramente. Questo non è, questo nemmeno, questo abbiamo detto che è là. Questo è la D. Beh, male. Quasi quasi si sono liberato. Ma vieni, bro. Assolutamente. Assolutamente sì. Facciamo una giornata. Ci divertiamo. Allora, raga, riguardo dentro la scatola delle meraviglie perché non trovo la K. Un pezzettino maledetto. Che neanche mi fa vedere qui in colonna, quindi devo trovare il K. X, ok, questo è X, questo è POM. Ma come? Questo non ha una lettera, si chiama POM. No, questo è W. Questi hanno le loro lettere, va bene così. Vediamo un po'. V. Che cavolo è? Eh.
Oh, finisce sempre così qua, eh? Allora, mettiamo via quelli con le lettere. Ce la faremo, bro, secondo te? Sì, nel chill. Sì, è che, cioè, è tipo la caccia al tesoro. Comunque ho... sono andato avanti col decorare il body della Sunny Shuttle, che sarà nera e rossa. Ho usato il nastro da mascheratura, quello Tamiya, fatto apposta. Il cosiddetto fatto apposta. Perché è fatto apposta? Fatto apposta, sì, sì. Cioè, è fatto apposta perché devi usare qualcos'altro, no? Dicevano a casa mia, poi... Infatti, cioè, è fatta apposta, quindi, cioè, si usa. Ah, io adesso inizio a spaccare. Non mi dire che era qua, perché mi... No? No? Adesso li apro tutti, così riesco a vedere bene le lettere. Questi sono X... Allora, questo è il foglio A, che è quello che abbiamo fatto prima. C'era anche questo. Se è qua, mi metto a ridere, perché è l'unico che non ho guardato. Lo sapevo che da qualche parte doveva stare. Allora, togliamo la miriade di cose ammassate una sull'altra, disordinate, nonsense, che ho appena tirato fuori. Ma il bello di assemblare un kit è proprio quello, raga. Esattamente quello. Il disastro sulla scrivania. No! Ah, scusa, non l'avevo intuito. Ah, no, ho sbagliato. Perdersi! No, non era quello che... Perdersi nei meandri, sì, della bellezza del modellismo dinamico. Ah, certo, era esattamente quello che intendevo io. O dire delle brutte parole anche volendo, ma è un altro discorso. Non evitiamo che su YouTube sono cattivi. Sì, esatto. Vabbè, 14 e 15. Eccoli qui, due cerchietti di plastica che mi hanno fatto impazzire. Mannaggia la pupazza. Quindi abbiamo questo nostro caro amico che va così. Poi ci vuole quello piccolo, quello grande. Ok. E poi ci va il ball bearing. Così. Ok. E ce l'abbiamo. Ora, dicono di stare molto attenti al taglio che si dà. Ok, dovrebbe andare bene. È un po' sporchino, ma va bene. Poi, dall'altro lato, invece, dobbiamo mettere... MA29, che dovrebbe essere questo? Sì! Molto bene, ci piace. E poi un bel cuscinettino che è esattamente quello che ci avanza. Easy, strano. Bro. Easy, bro. Ok. Strano? Strano ma vero, bro. Ok. Adesso riprendiamo il foglio K, che sembra essere diventato il centro del mondo in questo assemblaggio. Prendiamo K12. Se dici affondato a un certo punto... Colpito! Ecco, a posto. Ma secondo te, facciamo un pronostico.
Rimarremo in pista settimana prossima. Secondo me no. Lime e cutter, ce li ho, guarda che c'ho tutto, ragazzi. È che sono un po' brigone, guarda, ce l'ho, guarda. C'ho anche il dremellino volendo, dai, solo perché me l'avete detto voi, raga, lo faccio un po', dai. Lo userò per farmi le unghie anche. Eh sì, per forza. Non si spreca niente. Grandi amici del nonno Nanni, ragazzi. Un team, un perché. Senza di loro non sarebbero lo stesso le gare. Beh, devo dire che sono stati il gruppo che ci ha comunque accolto di più, eh. Sì, questo sì. C'è assolutamente poco da dire. Allora, questo i primi che ci hanno preso sotto la loro ala e ci hanno detto vi aiutiamo noi con le cose. Con le cose. Con le cose. Le cose. Allora. Ci vuole... Oh, porca. Piolino. Così. Perfetto. Ci mettiamo il nostro amico qua. Ok. Questo qui poi ci vuole... Ah, finalmente arriva la rondellona. Questa qui. In teoria dovrebbe avere anche questo. Non me la. Non mi dice di inserire il. Da nessuna parte. Tanta roba. Vediamo un po'. Raga, io poi sapete che vorrei veramente fare un... cioè organizzare tipo anche un qualcosa. Cioè tipo mi piacerebbe fare un mini campionatino nei salotti, come ho detto io ieri. Bravo, una cosa del genere. Mi piacerebbe molto farla questa cosa qui. Organizzarla. Ho scoperto che c'è un ragazzo di Parma qui da me che ha fatto per molti anni campionati, ha una pista completa grossa. Davvero? Sì, e ho il numero perché è un amico del mio amico dell'hobby center qua di Parma e... è un amico dell'amico 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 che è il mercato mio padre ah no? Beh, volendo. Boh, volendo, sì. E quindi voglio provare a sentirlo se riusciamo a organizzare tipo da qualche parte e vi invitiamo assolutamente, raga, ci fa una giornatina così. Devo capire come si inserisce tutto ciò. Ah, c'era il verso, ok, molto più semplice di quanto la stavi facendo. Sì, esatto, bro, esattamente, capito bene. Ok, questa cosa però ruota, perché ruota? Perché non gli ho messo... Allora, devo capire. Ci abbiamo da togliere un altro pezzo, ma questo deve andare così e di qua in pratica si fermerà con 4 viti. Quindi prendiamo sempre il nostro foglio K, che abbiamo capito essere lo centro del mondo. Come dicono a Fuligno. Dov'è Fuligno? Boh. Geografia sono, ne so poco. Però ci sono... Avevo un collega quando lavoravo a Roma che era di Fuligno e ci impiegava un paio d'ore ad andare a casa, quindi secondo me non è troppo lontano. Quindi ha un paio d'ore da Roma. Sì. Ha senso. Una cosa di questo tipo, insomma. Vediamo se riusciamo in qualche modo. Io mi sto per alterare con il signor Red Bird. Perché? Perché mi deve scrivere 2 titoli e non ce la fa, non ci riesce. Se li deve inventare?
I titoli dei video, mi servono i titoli dei video perché devo scriverli nella copertina. Non mi... Non... Oh, due titoli, non è una cosa così difficile da scrivere. Raga, due titoli, dai, inventatevi due titoli, aiutiamo Zeppo Redbird, dai. Allora, le viti. Poi un titolo ce l'ha già, perché se il video lo pubblica domani mattina alle 9, il titolo ce l'ha già. Ma sì. E quindi perché non me li manda? Dai, man, su, non fare impazzire Mirke. Io sono già qui, ho già le copertine pronte, devo solo metterci il testo e gliele mando. Io sto diventando matto e questa è per tipo la parte più complicata. Ok. C'è Vitino, bro. Perché non gira? Perché? Oh, porca miseria. Complicatissimo questo, raga. Deve passare anche sotto. Vediamo un po' se ci riusciamo. Sì, è un po' troppo. Ok. Così. Ok. Mettiamo gli altri viti. Ce l'abbiamo fatta. Questa era un po' noiosa, eh? Non è questa. Raga, ma no, i nostri amici del team non hanno Nanni. Cosa hanno in serbo per noi questa settimana? Avete fatto dei cambi di mezzi o portate i soliti? Avete cambiato qualcosa? Qui. Ecco, questo cacciavite ha una potenza limitata, comunque. A un certo punto due o tre giri a mano glieli devi dare. Non è che sia tutto sto gran problema, però ci manca l'ultimo, questo lo teniamo qui perché poi lo metto. Eccolo qua, ci si vede domenica. Ok, va bene, va bene, assolutamente. E sono curioso io, Ok, direi che abbiamo assemblato anche questo. Questo dal lato di qua. Oh, finalmente andiamo a posizionare il tutto, raga. Era ora. Allora, vediamo un po'. Questo deve andare come? Fermi tutti. Attaching gear rear. Dov'è il rear, scusa? Sarà questo. Ah sì, perché è questo il dietro.
Scemo io. Ok. Credo. Così. Sì. Oh, ce l'ho cavata. Allora, dobbiamo riuscire a far passare. Casino. Come si fa? Come si fa? Come si fa? Allora, vediamo un po'. Mettiamo prima quelli più piccoli che facciamo prima. Allora, questo va qui. Ci siamo. Questo va qui. Ok, come vedete scorrono perfettamente. Adesso poi ci mettiamo un po' di questo. Che dovrebbe essere questo. Credo. Ah, ok, lo zeppo è in riunione, allora è scusato. Ah, forse. Forse, ok. Io devo ancora aprire la cassetta. Ma te, Axel, lo sappiamo che c'hai la macchina che è tipo multiusi, eh? Una volta che l'hai messa a posto, usi sempre com'è, eh? Lo sappiamo, dai, diccelo, diccelo. Oh, raga, provo a svitare la piastra. Che boia. Se ci riesco. Perché quella piastra lì deve tener fermo il perno. Abbiamo fatta, magari se mi metto un po' più verso di voi vedete meglio. Righe, quando è molto dura la vite, fa parecchia fatica questo cacciavite, tocca sempre dare due o tre giri a manella. Ragazzi, prossima live che faremo voglio Axel e tutto il gruppone di Nonno Nanni con noi in live, ve lo dico. Ok, perfetto. Allora, questa piastrina maledetta qua deve alloggiare ok questo in un qualche modo. Mi ricordo come era messa, magari. Facciamo così. Prima la incastriamo qua. Ok. Questa è tipo la parte più complicata, bro. Cioè, è veramente un casino. Io mi sono appena accorto che ho anche sbagliato una delle viti, quindi adesso devo cambiarla. Anzi, facciamolo subito perché sennò poi diventa un casino, perché non devono uscire queste. Ci voleva una vite più corta. Io al solito grezzo, prendo le viti più lunghe. Questo sì, sicuramente questo. E poi finisce sempre che ti ritrovi con le viti più corte quando ti servono quelle lunghe. È un casino. Ok, ci abbiamo. Come faccio a farlo passare qua? Così. Così. Bro, vedi? Così! Era proprio così! C'era la feritoia precisa, io? Guarda! Mannaggia la fatta apposta! Ce l'ho fatta apposta! Come si suol dire? Tempo morendo. No! È la tosse, ancora un po' di... Però... Aspetta, Che c'era... Ce ne vuole una anche qua di cuscinetto, secondo me. Credo. No, balla. Balla la Macarena.
appello tu per Pellegrini e Macarena? Eh sì, infatti c'era. Ah, è qua, guarda. L'ero perso. Oh, le. Ce l'abbiamo. Adesso che ce l'abbiamo. Sai quale sarà il problema? No, vabbè, tanto basta che inserisco dritto per dritto. Ci va. Quindi, ricolleghiamo la piastra di metallo. Ecco, abbiamo scoperto il limite comunque di questo cacciavite. Arriva fino a un certo punto, poi... Vedi, se prova ad andare, più di così non va. Però vabbè, metallo su metallo. Ci può anche stare, lo posso accettare. Ok. No, sono molto stupito più che altro dalla qualità e dalla disponibilità dei pezzi che ci sono in questo kit. Perché c'è tanto metallo, mi aspettavo più plastica. Che non è male. Ovviamente ci sono i ricambi anche per questo, raga. Chassis è il TD4. Come quello di tutte le buggy un po' più particolari. Per cui tipo ad esempio il ponte, il cosiddetto shock mount, quindi dove andare a collegare gli ammortizzatori, magari lo metteremo in metallo, no? Ok. Non denigrate tanto la plastica quando si tratta di RC, perché comunque la plastica ha i suoi vantaggi, soprattutto quando si parla di flessibilità per quanto riguarda le buggy, soprattutto. Io continuo a perdermi questo cavolo di cuscinetto maledetto che se ne va per i fatti suoi. Come ho fatto prima? Così. Oh, ce l'abbiamo. Quindi, 1, 2 e 3. Abbiamo la trasmissione. Perfetto. Tocca ingrassare, ovviamente, metterlo dove serve. Vediamo un po', dovrebbe essere questo. Anti-wear, no. Vediamo un po'. Ok, va bene, facciamo così, va. Ok. Questo non è mai abbastanza. Ok, perfetto. Fin qui la situazione è tutto a posto. Ah, già si chiude. Perfetto. Quindi questo blocchettino qua adesso verrà sigillato. Porca boia. Il pezzo l'ho visto da lontano. Anche questo a volte può essere interessante averlo in metallo, magari con una guarnizione, perché invece che ingrassarlo, so che alcuni in pratica lo riempiono d'olio. Una cosa un po' da pazzi. Specifiche di questo telaio. Allora, il telaio si chiama TD4 ed è un telaio utilizzato principalmente per i rifacimenti storici, ok? Quindi tipo la Super Avant, questa è una riedizione di un modello del 95, quindi c'ha l'età di mio fratello, per dire, bro, se ci sei, se ci stai guardando, sappi che questa macchina ha la tua età praticamente. Ed è più grande di Mirko soprattutto. Sì, è incredibile. Incredibile! Anche quella che ho montato io in live. È vero. Sono sorelle. Comunque vedo che... Stream Elements non fa il suo dovere. Cosa deve fare Stream Elements? Doveva spammare un po' di link, un po' di cose.
Ho fatto ma sei arrivato in chat prima che ha scritto Stream Elements ready to Sgrognux. Ho capito, c'aveva i timer per dire ciao, siamo su Telegram, entra sul nostro canale Telegram. La fa niente, come si dice dalle mie parti, eh. La pagnotta non se la sta guadagnando Stream Elements oggi, eh. Te l'hai mai guadagnata? Questo è un altro discorso. Ecco. Ok. No, ma no, ma no, ma no. Ho messo il dito sul grasso, ma... Che schifo. Facciamo così. Tutto un po'... schifosino. Allora, Viti Aranda, via. MA5 ed MA6. Vediamo un po'. Dove cavolo stanno, scusa? Allora, rondellona prima, perché bisogna chiudere centralmente tutto il blocco. Rondellona ce l'abbiamo qui. E ci vuole l'MA8, che è quella piccolina. Che dovrebbe essere questa, fammi vedere. È proprio lei, perfetto. Quindi rondella messa da sopra in questo modo qui. Cavolo. Eh? Non l'ho capita questa, raga. Cioè prima di incastrarlo bisogna far così per mettergli il bullone. Che cosa strana. Va bene. Raga, avete mai assemblato Tamiya voi? Io sì. Lo sappiamo, bro. Incredibile. Incredibile, adesso puoi dire sì. Ma hai deciso di fare acquisti di Natale anche domenica o ti terrai un po' più buono stavolta? Beh, io spero di avere delle finanze domenica. Mannaggia. Ok, questa vite è completamente inutile messa qui, ma lui mi dice mettila lì e quindi chi sono io per dire il contrario, no? Magari diventerà utile dopo. Può darsi. Ok. Guarda che bello, guarda. Tri, gira perfettamente tutto. Si gode. Molto bene, molto bene. Tutto bello oleoso, tutto bello sprindellino. Sprindellino! Sprindellino, inventato oggi. Niente, oggi stai tirando. Oggi va così, raga. È troppo tempo che non facevo una live e sto recuperando, mi dicono. Ah, ma c'è un altro pezzo che non abbiamo preso dal famosissimo e ormai rompiscatolissimo foglio K, che è il 17, che di solito non porta benissimo, ma in questo caso ci porterà bene. Hai già fatto regali di Natale, bro? No. Neanche io. No, neanche uno. Ma neanche uno, manco io. Regalare a Renata, tra l'altro. Una mini 4VD! Non penso. Non penso sia proprio... No. Quello che non capisco ma... io... Ah, ma tanto le ruote... Una cosa che mi ha fatto molto ridere. Tu hai visto che sono usciti i cantanti di Sanremo dell'anno prossimo? Già. Ma perché quando sarà Sanremo? A febbraio, come sempre. Ah, ok. E hanno ritirato fuori Gianluca Grignani. No, idolo indiscusso. Idolo indiscusso. Io quando l'ho visto sono morto dal... Tu hai visto l'ultima volta che ha fatto un concerto? Cosa è successo? È riuscito... No, guarda, io ho visto varie cose che ha fatto lui durante i concerti. Non so se era l'ultimo, ma so che ha fatto veramente delle robe strane. Si è messo a litigare con la band che doveva fargli la base, diciamo. Li ha mandati via e ha cantato da solo senza base. Così. Okay. Tipo la festa della porchetta, una cosa del genere.
Ah, ok, quindi era un qualcosa di fenomenale. Valore, di basso valore, dici. Sì, beh, cioè, nel senso, dai, anche me, cioè, voglio dire. Sì, dai, buono, facciamo bella figura per una volta, no? Che miseria. E niente. Dai, amico, ce la puoi fare. Oggi lo stiamo mettendo a dura prova questo cacciavite, eh? Credo fosse giusto. Sì, perfetto. Uno, due e tre. Tra l'altro questa settimana c'è l'8 dicembre che è festa. Potrei quasi quasi fare un'altra live. Potrebbe essere interessante. Prima che capisco se riesco a produrre una schedula sensata per i radiocomandati. Sarebbe molto bello. Ok. Ogni domenica. Ma la domenica è un ottimo giorno, secondo me. Quest'ora qua ci si cilla tutti insieme. Sono tre live al mese perché una c'è il campionato. Esatto, bravo. Allora, per me sarebbe la figata assoluta riuscire a fare live da là. Mentre si gareggia, sarebbe bellissimo. Ma... col fatto che abbiamo non prende. Poca connessione. Quello veramente sarebbe bello. Devo provare a portarmi il routerino con l'altra sim, che è un altro operatore, e vedere se cambia qualcosa. Però lei dal telefono. Beh, sì, è sempre tipo IRL, niente di follemente divertente. Cheat. E poi tutti gli spettatori della live praticamente sono lì, quindi... raga, aprite la live, mi raccomando! Ma siamo qua! Ok. Non senso proprio, vabbè raga, non c'è te perdere qua. Vabbè, tre live al mese ci sta, dai. Sì, no, mi piacerebbe farne di più, se riuscissi. Sarebbe molto bello. Vedremo, piano piano. Considerando che comunque qui riusciamo non solo a fare le live, ma anche i video registrati, quindi secondo me iniziamo ad avere un buon tipo di contenuto, no? Ah, quello sì. Cosa dici? C'è già questa live, comunque, per chi la riguarderà registrata, sarà, insomma, una cosina interessante. Magari poi aggiungerò i capitoli, così chi vuole può skippare i punti dove magari, non so, come si mette il motore, via dicendo. Tanto, probabilmente, cioè, vediamo a che punto riusciamo ad arrivare oggi, perché sapete che ci vuole veramente... del tempo, per farla tutta. Voglio fare i lavori fatti bene, quindi... Ah, dici che non la finisci oggi? Non lo so. Rimanete con noi per scoprirlo, ragazzi! Amici! Ciao, amici! Allora, bisogna riuscire a incastrare questa vite qui, e io le dita tozze... E ce l'ho fatta, ok. Dita tozze sono una cosa veramente... scomoda. Ok, fin dove arriva e poi mi tocca avvitare. Vabbè, che devo fare, ga? Eccolo qui, perfetto. Secondo me ce n'era un'altra, esatto. Qui? Oh no, ce ne ho una, due, tre, quattro da mettere ancora. Menes mi ha scritto dei messaggi, non li ho neanche guardati. Aveva detto di non guardarli. Ma allora non li guardo. Non li guarderò mai, Menes. Se ci sei ancora, non li guarderò mai. Ok.
Sempre un po'. C'è la miseria. Ci rimangono le ultime due. E anche qui, maledette dita tozze. No! Quando cade una vite nera per terra è un casino. Soprattutto se hai il tappeto nero. Come sta andando il video? Sono alla fine. Top. Cioè, alla fine del grosso. Poi devo mettere gli zoom, le stronzate, le cose, la musica. Però sì, sono molto molto a buon punto. E dura una ventina di minuti a questo, quindi ci buono. Un po'. Vedrò se c'è qualcosa di superfluo da eliminare, ma non penso. Ok, direi che abbiamo completato completamente, gioco di parole, il blocco frontale. Credo sia il frontale. No, il posteriore. Questo è il blocco posteriore con tutta la trasmissione che gira perfettamente. Quindi il motore praticamente sarà nella parte sottostante, ve lo faccio vedere, alloggerà qui il nostro motore. Vedete? Gira. Questo, praticamente questa rondella qui sarà a diretto contatto con il pignone del motore e trasmetterà il movimento poi qui. Ok? Da qui alla parte frontale avremo poi l'albero in alluminio che vi facevo vedere prima. Quindi effettivamente una trasmissione non completamente in plastica e molto bene. Questa è un'ottima cosa che garantisce sicuramente molta più potenza erogata e molta più stabilità e durevolezza dei materiali. D'altra parte però ha sollecitazioni molto importanti. Un albero in alluminio può piegarsi. Se si piega cosa succede? Si butta, ok? Non si può stare a fare raddrizzi, cose, fai, perché nel momento in cui tenterete di raddrizzarlo semplicemente lo andrete ad indebolire. Quindi, come dicevo prima, la plastica ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi, perché la plastica, essendo leggermente più morbida dell'alluminio, è più difficile che si pieghi, ok? Magari ha un punto di rottura molto più semplice da raggiungere, è molto più facile rompere un pezzo di plastica che un pezzo di ferro, però diciamo a sollecitazioni medie magari le assorbe e ritorna comunque nel suo stato iniziale senza piegarsi. Quindi questa è un po' la questione. Avere un misto delle cose è sicuramente un bene, perché comunque ti permette di avere una differenza di materiali, magari in alcuni punti dove è più necessario avere più durevolezza è meglio l'alluminio, in altri la plastica. Andiamo avanti. Cosa montiamo? Continuiamo sempre con la parte posteriore. Il damper. Che cos'è il damper? Il damper è il ponte, sostanzialmente, dove si vanno poi dopo a montare, in questo caso, non solo gli ammortizzatori, ma anche l'alettone posteriore. Eccolo qui. Questa robina qua in basso, sempre il foglio K, che abbiamo capito che questa macchina si basa sul foglio K. Eccola qui, bello, tutto sagomato, mi piace. Vedremo quanto durerà prima che ce ne metterò uno in carbonio. Eccolo qui. Poi ci serve anche, vabbè, le varie viti ce le abbiamo tutte lì. Poi ci servono bisette. Cerchiamo bisette. Che è il foglio B? No, quindi saranno i pezzi di plastica con la B. Vediamo se li troviamo. Qua abbiamo A. Ovviamente, raga, se avete domande, dubbi, cose da chiedere sugli accessori, gli strumenti che servono, chiedete pure. Eccolo qui,
è andato fuori da solo il pezzo B. Allora, parte posteriore avremo questo qui, probabilmente così, che è più bello. Ok. E poi avremo qui la sospensione per gli ammortizzatori. Allora, prima di tutto, da questo lato qui, come da disegno, dobbiamo montare le viti che hanno, ve lo faccio vedere, vediamo se riesco a metterle a fuoco, che hanno il pallocchino. Questo pallocchino qui serve per i tiranti, ok? Nel momento in cui ci sono dei tiranti che devono avere un minimo di mobilità, si incastrano con queste sferette. Adesso poi ve lo faccio vedere. Riprendiamo sempre la nostra, come si chiama? Chiave a croce esagonale? Chiave esagonale, sì, chi, sì. C e... No, niente, vabbè, volevo trovare una sigla, ma... Niente, lascia perdere. Sarebbe oppure Cecch mi piace. Ok, direi che uno ci siamo. Non andava messi altre cose particolari? No, perfetto, molto bene. Mettiamo la seconda e poi andiamo ad incastrarlo sul telaio. Tanto piano piano sta prendendo forma, eh. Secondo me oggi sicuramente finiamo la parte posteriore del mezzo. Porca miseria. Ok, ci siamo anche qua, perfetto. Adesso vediamo un po' che viti ci servono. MA6 sono quelle piatte, con la testa piatta. Vediamo un po', ce ne vogliono due, quindi una questa. Oddio, non la trovo più. Male. Ce l'avevo davanti al naso? No. Questa non è. Questa non è. Eccola. Provate, perfetto. Questo lo appoggiamo qua perché sennò ci diventiamo matti. Su una e l'altra poi restringiamo.
No, eh. Non ce la fa mica, eh. Ok, ce l'abbiamo. Perfetto. Quindi giriamo sotto sopra e montiamo questo con MA2, che dovrebbero essere queste qui. Non sono del tutto sicuro delle viti. Eccola, una l'ho trovata sicuramente. Ok, una. Mettiamo su anche l'altra. Ok. Dovremmo esserci, però secondo me no. Ok, va bene, quindi ritorniamo così. Andiamo sempre avanti con questo pezzetto qua, dove dovremo andare a mettere dal foglio A, stavolta, incredibile, i ganci per gli alettoni. A 26, eccoli qua. Ecco, si è staccato, vabbè, tanto sappiamo che cos'è quello. Questi qui, sempre sotto sopra, no. Come cacchio è sto coso? Ok. Così deve far da morsa per qualcosa che non so cosa sia. Eccolo qui. Ci arriveremo, eh? Eccolo, trovato. Uno c'è e dovremmo mettere anche questo, però non so come cavolo metterlo perché è un affarino. Ci mettiamo dopo perché non lo vedo praticamente, perché conoscete tutti le mie capacità visive, quindi
questo. Ok, questi li abbiamo messi. Il problema è che bisogna mettere una punta più piccola per questo affare qui, che non so cosa sia. Ecco, perfetto. Oh, troppo un elettrico che non collabora. Ok. Una. Probabilmente ci dovrà passare qualcosa lì sotto. Oh. E ridammi la punta. Ok, cosa ci manca? Il tappo, qua non abbiamo messo il tappo. K16. Ok, ah, bisognava metterci della colla lì. E dove starà? Non è che uno di quei due tubettini che tu hai detto è altro grasso invece è colla? Io spero che non sia colla, bro. Perché l'hai già usato? Qua gira, quindi non può essere colla. Si sarebbe seccato tipo instant, no? Credo, spero. Lo so, bro. Spero. Immagini. Farebbe molto ridere. No, è qua, è qua. Come si chiama quella cosa lì? Aspetta. Synthetic rubber cement. Vabbè, è il tappino da mettere qua. Letteralmente. Buonanotte. Che giustamente cade se non lo cementi, per cui lo tengo qui da parte, dopo cerco quel coso lì e ce lo mettiamo. Ok, siamo arrivati a questo punto. Qua abbiamo chiuso tutto, perfetto, abbiamo messo quegli affari qua. Quindi cosa manca? Ah, mancano questi due affari qua, che non ho capito bene che cosa sono, ma vanno all'incirca qui. Uno qui e uno qui. E si trovano sul foglio A. Perché? Ah, perché c'è un altro foglio A. Mi stavo già preoccupando. Com'è possibile che ce n'è uno solo? Eccolo. E due. Diamo una rifilata anche. Ok. Perfetto. Poi ci vuole l'MA1, che sono le viti quelle lunghe. Queste qui, mizzega. Fammi capire bene dov'è che devo andare a metterlo. Ok.
Hanno proprio la una piccola feritoia dal lato per tenerla ferma. Troppo sta tosse. Uno, l'altra vite lunga è questa. Per i fatti suoi, eh? Eccola qui. Perfetto. E anche queste due le abbiamo montate. Cosa ci manca? Ci mancano i perni per l'alettone, che sono gli A22. Questi piccolini qua, non ho capito perché quelli piccolini erano quelli alti, comunque. E che? Mi mandano richieste, mi chiedono di far cose. Vedo cose, sento gente. Già. Bro, ma tu l'hai visto Marvel Midnight Suns? Il gioco quello con Wolverine, chi c'è? Sì. In America, no. Tipo XCOM? Sì. L'ho visto, ho detto, oddio, ma sembra interessante, vediamo com'è il gioco. Ah, ok, è una merda, non ci giocherò. Davvero? Mai. Davvero? A me non piacciono. Cioè, gli strategici non ti piacciono? Non fanno proprio per me. Peccato. Veramente per niente. A me sembra. Io mi sarebbe piaciuto giocarlo. No, gli strategici a turni così non sono proprio il mio. Poi ho letto che hanno scritto un sacco di. Un sacco di dialoghi. Cioè, hanno proprio fatto. Hanno inventato un supereroe anche. Esisteva. Ci sono un sacco di personaggi minori che non sono ancora entrati nell'MCU, tra l'altro. Ma tu l'hai visto invece lo speciale di Natale dei Guardiani della Galassia? No, bro, ancora non l'ho visto. È bellissimo. Sì. È bellissimo. Mi hanno detto che Rocket riceve il braccio di qualcuno. È la terza volta che perde il braccio. Perché è la terza volta che perde il braccio. La terza. Come si fa? Come si fa? Ah, questo tra l'altro c'è Cosmo anche. Sì? Il cane, sì sì. Ok. Oh. Direi che iniziamo a vedere qualcosa, eh. Qui ci andrà sulla lettone. Teoria, eh. Siamo all'altra pagina. Oh, ma di già si mette il motore.
Incredibile, raga. Ah, ma io ho fatto bene a non mettere quel dischetto là allora prima. Quel dischetto era da mettere direttamente sul motore. Vedi allora che ogni tanto qualcosa la imbrocco? Questo dischettino qua. Mi pareva strano che fosse stato messo lì. Allora. Oddio, adesso c'è la cosa più faticosa che io abbia mai fatto, ovvero mettere i tiranti. Una cosa di un insopportabile, raga. Che non ne avete un'idea. Vai, vai, Severone, tirali tutti. Tirali tutti. Allora, prendiamo prima il motore. Tiranti. Il motore. Sta il motore qua. Ce l'abbiamo, no? Il motore, sì. Credo di sì. C'era, secondo me. Dove sta il motore? Siamo senza motore? No, non credo. Il kit dovrebbe avere quasi tutto. Incredibile. Arrivo, eh? Ho come il dubbio che il motore non sia incluso. Potrebbe essere. Non è un grosso problema, eh? Ma che vada, ce lo aggiungiamo. Bah, vabbè. Passiamo oltre rispetto al motore. Poi tanto comunque è una parte finale, alla fine ci cambia poco. Ce l'abbiamo da montare prima di farla andare, quindi allora vediamo un po' i tiranti, sti benedetti tiranti che dovrebbero andare nella parte sottostante qui, ok? Quindi abbiamo questi, sono i nostri amici tiranti. Che vanno inseriti così. Sono la cosa più fastidiosa che esista sulla faccia della terra da mettere. Tipo, o fate come faccio io. Dov'è la chiavettina quella bellissima della Tamiya? Facciamo così. Una cosa di questo tipo. Facciamo che... facciamo al contrario. Questa è una parte di un noioso, ma di un noioso. Poi il bello è che se tipo li pieghi, li puoi buttare. Mamma mia, è pura sta cosa. Ok. Da un lato ce l'abbiamo. Mettiamo l'altro. Mamma mia, ma sono così una rottura di palle sti tiranti. Perché sono filettati da entrambi i lati, capito? Vedi? Una cosa allucinante.
Allucinante proprio. Allucinante, oh. Come siamo messi? Oh, Matte! Ciao, Webscal! Ciao! Bella, raga, come state? Ma siamo messi bene, Matte. Abbiamo appena finito la trasmissione. Non so se riesco a farvela vedere. Vedi che gira? Gira senza problemi. E stiamo iniziando a mettere i tiranti, sempre a parte posteriore. Piano piano. Ah no, questo c'ha la filettatura ovviamente nella direzione opposta. Facciamo sempre come ho fatto prima, va. Facciamo così, va. Un po' in ritardo, ma non ti preoccupare, non ti preoccupare, caro, come stai? Tra l'altro, raga, benvenuti. Questa è la prima live che facciamo sul canale di Radio Comandati, eh. Un giorno potrete dire io c'ero. Non credo, non credo. Non credo che ce la faremo. Sto pensando, vediamo l'8, che è festa. Se magari probabilmente la continuiamo. Oggi volevo completare almeno la parte posteriore. Poi abbiamo ovviamente la parte frontale, il collegamento di entrambi, l'elettronica e soprattutto gli adesivi. Quindi sarà una parte un po' particolare da fare per bene. Allora, vediamo con la scala 1-1 se vanno bene. Direi assolutamente di sì, vedete? Perfetto. Uno da un lato e uno dall'altro. Ok. Come si fa per mettere sta roba? Si fa così. Si posiziona qui. Così. E si cerca di premere più forte che puoi. Ah no, è andato. Perfetto. Bene. Pensavo mi avrebbe fatto penare di più in realtà. Invece è andata facile. L'hai sculata. Sì, è andata veramente bene. Diciamo che l'ultima che ho assemblato così non era Tamiya, ma era la TLR, l'altra buggy che ho. La buggy. La buggy, quella che mi ha fatto impazzire, che si è spaccata mille volte, via dicendo. E aveva dei tiranti... Maledetta. Sì, cioè quella è tipo veramente maledetta, c'è qualcosa che non va. Anche se adesso sembra che tenga. La stiamo utilizzando, gira senza problemi. Non mi ha dato neanche problemi con la GoPro, perché è molto molto stabile, ha un baricentro molto basso. Quindi, a meno che ovviamente non faccio delle come dire... salti sterrati, derapate, cose di questo tipo, dovrebbe tenere. Adesso mettiamo anche il secondo. Sì, anche qua piove, c'è un tempaccio, guarda, proprio un tempaccio. Infatti mi sarebbe piaciuto fare in questi giorni qualche ripresa esterna per il canale. Dato che ho un caro amico che è molto bravo con le stampanti 3D, vorremmo fare un video che arriverà sicuramente dedicato a proprio il fatto di stamparsi i pezzi di ricambio. Quindi li proveremo, vediamo se sono resistenti in base al tipo di materiale e così. Per cui, solo che c'è sto tempo da schifo, chi c'ha voglia di uscire, raga? Chi sta in casa si assembla. Se riusciamo, ok. Tanto, raga, io vi invito sempre a condividere la live. Likeate come se non ci fosse un domani. Questa è solo la prima delle nostre live. Quindi spingiamo, spingiamo, spingiamo. Mi raccomando. E anche questo dovrebbe essere pronto. Ok. Beh, la Mini 4VD fa andare con la pioggia. Io la facevo andare anche con la pioggia. Beh, ci sta. Vedo perché... perché no? Ci può stare. Tra l'altro abbiamo il campionato domenica prossima, eh?
domenica prossima ci si diverte. Ok, mettiamo il gancio anche di qua. Ecco, è un po' dura, sì. Io invece voglio far andare il Monster Truck, il Wide Max, quello che vedete qui sul canale. Non vedo l'ora che tipo venga giù un botto di neve, perché quello è tutto impermeabile. Secondo me sarebbe una figata. Questo sogno così da lanciare. Allora, cosa dobbiamo fare ora? Dobbiamo lavorare sempre al di sotto. Qui. Ok, praticamente dobbiamo montare l'altro pezzo del differenziale nella parte posteriore. Questa parte qui. Montiamo questa e chiudiamo. Vediamo un po'. Allora, MB20. Vediamo un po' cosa c'è qui. C'è altre robe che ci possono servire. Questo no. Vediamo un po'. Sono questi? No. Poi mi dice che sono gli MB20. Blocchi di differenziale. Vediamo un po'. Dove stanno? Dove li abbiamo messi? Oh, sempre uguale, bro. Ah, il pacchetto B, c'era anche scritto. Ma io sono rimbambito, raga. Sono rimbambito. Sapete che tutti i sacchetti hanno le lettere, no? Eccolo qui, l'abbiamo trovato, dai. Ok, ma forse se metto le ruote... Vengo, faccio cose, arrivo. Sì, sì, vai tranquillo, tanto io sono qua. Forse con la neve va, con le ruote grosse. Boh, da provare, dipende dalla neve, magari. Dalla quantità di neve, anche. Direi, no? Ah, guarda quante cosine belle qua. Mettiamole tutte insieme qua. Assieme a questo. Ci servono per il motore, ovviamente. Eccoli qui. Qua abbiamo... Da qua ci sono tutti i tiranti in metallo, raga. Mizzica, devo dire che è un kit ad alto livello, eh. Non male, sono piacevolmente colpito. Allora, adesso ci divertiamo. Allora, vediamo un po', dobbiamo aprire questo. Eccolo qui. Ed eccolo qui. Dunque. Eccole qua, abbiamo questi qui che sono i piatti del differenziale. Quindi in questo momento cosa stai assemblando? Stiamo assemblando praticamente la parte di trasmissione che porterà la spinta dal motore alle ruote posteriori. Quindi in pratica quello che andrà qui. Quindi vedi, c'è questo che è l'alloggiamento del motore. Qui ci sarà il pignone che gira, farà ruotare questa ruota dentata, che farà ruotare da qui dentro il pezzo che andiamo a montare adesso. Poi nella parte frontale c'è, diciamo, dato che è una trasmissione 4WD, verrà portata anche la trasmissione alle ruote davanti, quindi anche le ruote davanti avranno trazione. Quindi andiamo qua, dobbiamo mettere questo ball diff grease
Io con Team di Mini 4VD, Offroad, Parrots, Emilia, Romagna, ho corso sotto la pioggia che è in mezzo alla neve. Posso fare qualche modifica? Le nostre care Mini 4VD possono andare ovunque. Sapete, raga, ma avete visto? È volato un tocco di grasso, veramente volato da qualche parte, non so dove, ma va bene lo stesso. Non mi ispira tanto, cioè, nel senso, il fatto che la puoi controllare soltanto con la paletta mi turba, non mi piace tanto, non sono convinto, dovrei provare. Ecco, sì, dovrei provare prima di poter dire qualcosa, raga, sicuramente. Allora, facciamo così. Quindi tu, Axel, se facevi parte di un team, anche facevi anche quello, no? C'è il mio bimbo qua. Mi reclama. Allora, vediamo un po'. Dobbiamo trovare i cuscinetti corretti. Quello che dobbiamo, eccoli qua, erano rimasti nella busta. Si sente molto? Io su Discord no, in live non lo so. Ah, non credo. Conta che c'è il crisp anche, quindi sì. Oh, non riesco mica. Ok. Ok, oh, dove te ne vai tu? Vieni qua. Ok. Allora, ci serve l'MB7, che non è questa, ma è questa sicuramente. Esatto, perfetto. Quindi io direi che dal lato che... Ok. Oggi il mio bambino sta un po' nervoso, eh? Un po' tanto nervoso, c'è tipo la bestemmia in corpo, non so come dire, no? Ok, poi dobbiamo adesso c'è da divertirsi. Questo pezzo qui è tosto da fare. Allora, vediamo un po'. Bisogna mettere questo dal lato giusto, sicuramente. Così. Sì, al lato giusto. Ah, è uguale, perfetto. Dobbiamo mettere tutte queste cosine qua, guardate che belle, vediamo se riesco a metterla a fuoco, che sono delle sferette. Allora, MB7, che è sempre lui, sì. Lo piazziamo qua in mezzo. Poi dobbiamo con molta precisione e delicatezza, cosa che in realtà non ci appartiene minimamente, se dobbiamo essere onesti, andare ad inserire queste sferette, probabilmente facendo così. Farsi benedire. A posto, perfetto, via. Allora, rifacciamo.
complicata, questa parte qui. È quella più noiosetta, anche volendo. Però è fondamentale che ci siano tutte, che ci sia anche volendo la giusta quantità di lubrificazione. Okay. Mancano giusto due. Dove sono? Quella è rimasta nel sacchetto. Mannaggia, non mi serve. No! Porca mai! Lo sapevo, bro, che finiva così. Allora, facciamolo giù. Facciamo prima, perché sennò ci divento scemo. Cerco sempre di farlo al volo, ma è una roba che al volo non si può fare. Soprattutto che non puoi fare senza il piatto sotto, quindi un po'. Il vero problema sarà quella che mi è caduta. Vediamo un po' se la becco. Eccola. Mamma mia, che fortuna. Che fortuna. Allora, raga, con impegno, pazienza. Facciamo questo blocco, lo chiudiamo e ce lo dimentichiamo. Dopo devo chiuderlo con mettendoci l'altro sopra. Perfetto. Ok. Non so se le vedete, ma le abbiamo messe tutte. Ok. Va ingrassato anche qua. Veramente ne ho messo un monte, come si suol dire. Vediamo se riusciamo a spalmacchiarlo un po'. Ok, tanto adesso mettiamo sopra l'altro pezzo e dovremmo essere a posto. Allora, il cuscinetto lo abbiamo già messo, quindi ok, ci siamo. Ecco qui, Alexa, stop. Dunque, adesso c'è la fase più che ho sempre paura a fare, perché rischio sempre di fare dei danni. Allora, ecco, tipo che mi cade tutto in questa maniera qui. Ok. Allora, questa qui va schiacciata un po' la molla, come ci dice il manuale. Vediamo un po'. Questa la dobbiamo inserire con A5. Allora, per evitare di prenderci contro, lo mettiamo lontanissimo questo. Vorrei fare a meno
di doverlo rifare. Ecco qua. Quindi riprendiamo il nostro amico, inseriamo la molla da un lato, quello lì, dall'altro mettiamo il fermo. Ok, dall'altro lato poi dobbiamo preparare una vite. Dove sarà? Mi serve tipo un piattino per mettere le viti, direi, eh? Non dire decisamente, però. Eccola qui, trovata. Brutto, 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 brutto. Eccolo qui. Questo qui ci serve, questo. Poi ci serve MB5. Ah, signor, bisogna metterci anche le altre sferette anche di qua. Dimentico sempre che c'è questa parte. Allora, facciamo un trucchetto. Dato che dobbiamo mettere delle sferette tipo appoggiate su questo piattino, vediamo se riesco a metterla a fuoco, lo vedete bene. Eccolo qui. È un casino. Ci metto su lo sporco un po' così. In teoria rimangono appiccicate, no? In teoria. Vedremo, eh. Ok. Poi ci vorrebbe un altro dischettino. Che dovrebbe essere questo. Giusto per prepararlo, eh. Teniamolo qui. È questo. No, forse è questo. Allora, facciamo così. Perché questo è il lavoro noia. Facciamo così. Vediamo meglio. Cioè si sparpagliano. Allora, perlomeno non vanno per i fatti loro. Penso non riusciate neanche a vederle perché sono veramente infinitesimali. Fidatevi, sono piccoline, veramente molto piccoline. Non ci posso credere, le ho messe tutte.
fortissimo il nostro Seven. Quando capita. Allora, torniamo sul manuale. Quindi, ah, ok, non è finita qui perché ci vuole anche, mannaggia la pupazza, la punta piatta, perché non potevano farci la vite come tutto il resto della macchina, no, eh? Ah. No, bro, è troppo difficile. Troppo easy. Allora, questa l'abbiamo preparata, quindi prendiamo questa qui, che è già tutta a posto. Ci dobbiamo cacciare dentro la vite. Madonna. Top! Andata! Super fluido, perfetto, ottimo. Questa è la parte più rogna, perché se sbagli a mettere le sferette rischi che questo movimento faccia attrito e sia una rogna, quindi top per noi. Invece deve essere fluido. Fluidissimo, fluidificante. Ok, ottimo. Sono molto contento. Molto bene. Ora sono le 6:20, raga. Riorganizzo tutto quello che c'è qua. Torniamo alla cam grande. E a questo punto stavo per dire facciamo un raid a qualcuno, ma qui non si può raidare, credo, no? Eh no. Ok, va bene. Io, raga, volevo ringraziarvi tutti voi, perché ci state supportando tantissimo. È veramente molto molto bello poter avviare un progetto e avere supporto di tante persone così come quello che sta avvenendo adesso con i radiocomandati. Vi ringrazio, vi farò sapere quando ci sarà la prossima live, e ringrazio il buon Mirken che è stato qui, mi ha fatto compagnia molto volentieri. Prossima live probabilmente andremo avanti con la Super Avant, adesso organizzo un po' le cose e capiamo un po' come proseguire. Addio piacendo, arrivederci e grazie alla prossima. A domenica prossima, gara campionati Edo Model Jump Casalecchio di Reno, Mini 4 UD. Ciao! Ciao!